Caro fratello, cara sorella, Dio è il tuo migliore e fedele amico. Sappi che Dio ti ama e non ti perde mai di vista. Egli è misericordioso e non si stanca mai di perdonare i suoi figli. Pensa quanto è grande il suo amore, che ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo per salvare il mondo e per salvare anche te. Non nascondere i tuoi peccati nel tuo cuore, non puoi liberartene da solo. Sono come un peso, sono come una barriera posta fra te e Dio. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 37, dice: Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Ed io oggi voglio darti un consiglio, un incoraggiamento a rivolgerti a Lui, dicendo: Padre mio Signore, abbi pietà di me, di tutti i miei peccati che ho commesso. Aiutami, Signore. Io so che se tu vuoi puoi aiutarmi. Ho bisogno di te. Aiutami, Signore. Caro fratello, cara sorella, ciò che vuole dirti il Signore Gesù misericordioso. Sì, io voglio aiutarti, voglio salvarti. Quando tu verrai a me con tutto il tuo cuore, io mi lascerò trovare da te e farò cose grandi nella tua vita, tutto quello che nessun altro potrà fare per te. Io sono il tuo Signore Gesù. Ti guarirò da ogni male, da ogni paura. Ma come trovare Gesù? Sorella, fratello, leggi la Bibbia, mettila in pratica e vedrai che Gesù si rivelerà nella tua vita. Chi può risolvere i nostri problemi è solo Gesù, il padrone della nostra vita. Apri il tuo cuore, siediti tranquillo, lontano dai rumori della vita di ogni giorno, lontano dai problemi passati. Sii pronto ad ascoltare una voce, lieve, calma e pacata, che vuol parlarti nell'intimo, parlare al vero te stesso, che sta chiedendo, cercando. Quando ti sentirai calmo dentro di te, allora sarai pronto a pregare. Fai una preghiera semplice. Chiedi a Dio: Mio Dio, cosa mi manca? Di cosa ho bisogno? Aiutami, Signore. Dio parla nel silenzio. Quando cominci a parlare con Dio a modo tuo, il tuo vero io viene a contatto con la realtà di Dio. Cominci a vivere l'esperienza della quale Egli stesso parla. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò e mangerò con lui. E lui con me. In questo avvicinarti a lui, imparerai cosa significa mangiare di lui. Vuole diventare il pane della tua vita. Questo non solo al servizio liturgico dell'Eucaristia presso la tua chiesa. Dovunque e sempre tu puoi mangiare di lui. Egli diventa il tuo aiuto.
la tua forza, la tua salute, la tua gioia, la tua pace, la stessa tua vita.